Ok ragazzi, allora dobbiamo andare a scuola, dobbiamo fare in fretta, quindi cominciamo subito ad applicare la nostra crema idratante. Scegliete un fondotinta ad alta copertura, però non applicatelo su tutto il viso perché sarà veramente pesante. Lo applicate solo nelle zone critiche, magari sotto le occhiaie, nella zona T, giusto per illuminare. Ora scegliete un primer occhi, io in questo caso scelgo la base di Essence. Per fissare fondotinta e primer usate una cipria, in modo tale da tenere anche tutto più opaco. Scelgo una matita viola per rendere il look un po' più colorato, in modo tale da dare anche un aspetto un po' più sano e sveglio. Prendete un contofioc e in questo modo sfumerete la matita, così da farla sembrare più tenue. Poi ripassate di nuovo la matita viola per creare un effetto sfumato. Poi prendete una matita blu in modo tale da creare un contrasto carino tra il viola appunto e il blu e lo mettete alla fine dell'occhio e create una codina. Disegnate con una matita le sopracciglia, giusto per renderle più ordinate. Piegate le ciglia e applicate il mascara in abbondante quantità. Per un aspetto sano, applicate un blush rosato. Utilizzate un rosa come rossetto, io in questo caso utilizzo anche una tonalità che va più sul corallo. Ok, siamo pronte per 6 ore, se non 8, di scuola. E vai! Ok, spero che vi sia piaciuto questo tutorial, vi mando un abbraccio e al prossimo video, ciao!